53. Se prendiamo posto, intanto che Mario Cristiano finisce. Partito. Comunque c'è la stampa di quella di reportage. C'è l'occhiolino in alto? Poi dopo no, mi sono aggattata fino a non compaiono i messaggi, compaiono anche i messaggi. Ci sono le liste delle persone cubane. Un caro benvenuto a tutti voi, grazie. Io mi limito solo a dire due parole perché poi per la presentazione degli ospiti ci penserà la nostra amica Angela. Ci troviamo al Palazzo Mombello, Sala Zaccaria. Io sono il responsabile del centro culturale, uno del centro culturale, che l'abbiamo fondato 20 anni fa, nel 1998, quando è stata dismessa l'ultima parte didattica delle scuole, del Real Collegio, che nasce nel 1836, voluto da Carlo Alberto per crescere ed educare i rampolli dell'epoca, la futura classe, poi dei dirigenti, eccetera, e che hanno chiamato a educare questi giovani, i padri barnabiti, che erano grandi educatori. Il carisma dei padri di Barnabiti è Sant'Antonio Maria Zaccaria, e noi ci siamo sentiti in dovere di dedicare questa bellissima sala. Ecco, niente, io non devo aggiungere altro, nel senso che ci troviamo appunto nel Palazzo Mombello, è stato annesso dopo che era stato costruito il Real Collegio. Questo palazzo era abitato da prima della famiglia Mombello, poi dopo c'erano delle suore che sono state qui fino al 1970-72, e dopodiché i padri Barnabiti si sono trasferiti qui perché il Real Collegio, adesso si chiama Collegio Barnabiti, è stato poi affittato all'opera, alla Fondazione San Paolo, per fare dei corsi universitari. Quindi è un'università praticamente, che adesso però purtroppo si è trasferita in Piazza Albarello, dove i ragazzi studiano. E per Moncalieri è stata una grandissima perdita, anche in termini economici, perché comunque c'era tanta gente che circolava, e andavano nei ristoranti, si mangiava, c'erano ospiti, comunque una perdita di presenza innanzitutto, di belle figure, di professori, eccetera. Purtroppo è andata qui. Bene, io non voglio perdere tempo, do la parola a un nostro caro amico, una persona molto, un nome conosciuto nella città di Torino, che è stato assessore tantissimi anni ed è uno che non aveva mai pregiudizi per nessuno, pur essendo cattolico, praticante, eccetera. Le proposte che abbiamo fatto dalle varie associazioni, anche se erano diametralmente opposto, lui riusciva a raccogliere qualcosa di buono e quindi, come dire, non aveva il pregiudizio e finanziava quel poco di buono che lui riusciva a vedere in quelle pratiche. Grazie, scusate, passo subito a Roger per la parola. Dunque, siccome ci sono stasera, devo dire, ma sempre, perché il centro culturale guidato da Guzzo è di altissimo livello, stasera ci sono proprio degli oratori straordinari. Non li presento io, uno perché sono famosissimi, due perché c'è la Presidente Ciconte. Presidente Ciconte dimostra la superiorità, mi si permetta, tanto Magdi ci ha spiegato tante volte come è giusto questo concetto, per cui infatti Magdi si batte per una visione meravigliosa della vita, dei sessi, della cultura, di come sia superiore una donna o un uomo.
perché io oggi avevo diverse, c'era l'assemblea generale di Comune Liberazione, stasera non posso fermarmi fino alla fine perché domani ci sono le 3, 4, 5, 6, 8 impegni. Ma Angela ha unito garbo e charme a determinatezza e determinazione, mi ha fatto notare com'era importante il tema. Il tema, in effetti, è un tema che fa tremare i polsi, ma anche risvegliare i cuori e le anime. Il futuro dei cattolici in politica e il futuro dei cattolici in Occidente. Mi limito a una considerazione barra informazione sulla prima parte, il futuro dei cattolici in politica, anche se le cose ovviamente sono collegate, solo perché da sempre sono intensamente impegnato su questo fronte, come lo è Mabili, che ha denunciato tante volte, e le persone che sono qui. Dicevo scherzosamente, sono, come dire, un po' leggero adesso nel parlare, perché poi avrete delle relazioni formidabili, affascinanti. Del resto, quando il pranzo è così buono, l'aperitivo deve essere molto leggero, e poi non si gusta il pranzo, il dolce c'è e quindi... E allora, cosa volevo dire? Mettiamo con un buon aperitivo. Grazie. Volevo dire che, dicevamo scherzando a cena, quale commento dovremmo fare di fronte alla situazione attuale se prendessimo la vox populi, la cultura popolare? Uno potrebbe essere quello negativo: si chiude la stalla, quelli buoi sono scappati. Nel senso che da 15-20 anni almeno, poi adesso ripeto, vado in maniera molto approssimativa, che il mondo cattolico non ha una vera attenzione o quasi un'attenzione nulla sul tema della politica. In tutti i movimenti, in tutte le realtà che io conosco, ahimè o per fortuna, benissimo, si è disincentivato in ogni modo, in quasi tutti, l'impegno in politica. Dicevano, mi ricordo gli incontri con Poletto, che Poletto ci sosteneva, che diversi giovani di qualsiasi area, di liste civiche, di circoscrizioni, dicevano: arcivescovo, cardinale, ma perché fino a quando passavo 2 ore alle settimane in oratorio per la comunità ero un santo, appena sono andato in sua circoscrizione anche 4 ore al giorno metto sei un reietto fuori dal consiglio pastorale, non parlarne più in parrocchia, e così via. Dopodiché questo, ripeto, super semplificando, io ho scambiato delle battute prima col professor Torriero e ho colto una profondità su un tema interessantissima, molto bella e molto utile, e per cui questo, insieme a tutto il resto, il discorso sarebbe da convegno mondiale, l'ho fatto fin troppi finora, non annoio voi, nel senso che tutto insieme ha prodotto la situazione disastrosa attuale. Dicevo con la gentile signora e il signore prima, che Famiglia Cristiana ha condotto un'analisi scientifica che dimostra che i cattolici hanno votato esattamente come tutti gli altri cittadini. Non vuol dire che sotto le urne hanno messo la croce, vuol dire che hanno fatto le stesse valutazioni politiche. Mi spiego. Se i 5 Stelle hanno avuto il 32,7, grosso modo il 32% di cattolici ne hanno votato 5 Stelle. Ve lo diceva un gentilissimo signore che è un suo amico che si dichiara cattolicone, 5 Stelle tranquillamente. Adesso non vorrei fare la mia facile, ma Roma è più 5 Stelle che 5 Stelle, quello che stanno combinando, e non solo a Roma. Dopodiché lo stesso per la Lega, lo stesso, cioè, per cui vuol dire che il discernimento comunitario, che il portico di Salomone, che essere di questo mondo ma non essere, essere in questo mondo, ma non in questo mondo, è praticamente sparito, che il sale ha perso il sapore. Ripeto, paradossalmente, poi mi fermo, fosse stato un voto concentrato in un senso, ma il fatto di essere appiattiti su qualsiasi altra realtà sociale pone il problema, ma c'è gente. Quanti cattolici cercano di vivere globalmente, integralmente, coerentemente il loro essere cattolici? Ahimè, molto poco. Puoi sputare la colpa a tutti, alla politica, ma la politica è solo il riflesso, e potrei dimostrare.
frustrarlo in mille modi. Comunque, questo è stato un trauma tale che recentemente, prima Papa Francesco, col grande discorso di Cesena, mi permetto di ricordarvi che Papa Francesco è andato anche oltre Paolo VI. Paolo VI diceva che era un bene impegnarsi in politica, era massima forma di carità. Papa Francesco ha detto: sono un cristiano, non si impegna in politica, è figlio non di Gesù Cristo, ma è figlio di quello che si è lavare mani, di Ponzio Pilato. L'ha detto espressamente, è figlio di Ponzio Pilato. Bassetti, recentemente il cardinal Bassetti, alla CEI, alla conferenza episcopale, ha fatto un appello fortissimo. L'arcivescovo Nosiglia all'incontro delle associazioni laicali, eccetera, eccetera, e tanti altri esempi. Speriamo che riescano a smuovere le incrostazioni, vent'anni, grosso modo, di silenzio, disinteresse, disincentivazioni, non sono facili da scuoterle. Qui, chi è qui stasera, e non è che lo dica per complimento, non è una persona normale, cioè una persona speciale, nel senso che uno che finora, e sicuramente di più in futuro, è riuscito a sfuggire al pensiero unico dominante. Se non avrebbe fatto i vostri tentativi, non sarebbe qui stasera. Siamo pochi, però inutile illuderci di essere una maggioranza. E la minoranza, che siano i cattolici il 20-25%, quel 20% è fatto di un 80% di cattolici non chiedi, proprio ciapi, che non hanno. Per cui c'è tutto da ricostruire. Due cose che chiudo ci appoggiano. Uno, insomma, se siamo d'accordo col Papa, vorrà dire qualcosa. Ogni tanto a qualche mio amico cattolico, tanti, dicono: ma sì, non impegnarsi, votare 5 Stelle, essere qualunque cosa va bene, ma tanto l'opinione di qua. Però non è la mia opinione, è la tutta la Chiesa cristiana, il Papa, il Cardinal Bassetti. O tu mi dici che della Chiesa non ti importa nulla, ma allora chi te lo fa fare di dichiararti cattolico? Ti togli anche questo fastidio, se ne sei già tolti tanti, ti sei tolto di essere con un cittadino onesto, coerente, togli anche quello. Quindi abbiamo con chiarezza anche il pronunciamento che ha fatto sulla famiglia il Papa. Adesso abbiamo delle posizioni chiare e dichiarate. La seconda colonna, non per, ripeto, complimento, siete voi. Chi ha tenuto duro in questi anni e quindi forgiato come amici nel ferro e nel fuoco, me lo vanno proprio sparato dietro le moto, tra l'altro personalmente non lo dico solo per un modo di dire, siete una speranza. Un convegno come questo è un po' il paradigma di quello che si dovrebbe fare dappertutto. Abbiamo fatto anche qualche tentativo, però ultimamente ci sono gli amici che lo sanno, sull'utero in affitto siamo riusciti a organizzare un convegno unitario di tutte le associazioni cattoliche con un film. Però spero che questo non sia registrato, è stata una fatica estrema. Il 66. Siamo in diretta. Fantastico. Allora, diciamo che il 60-70%, che ormai mi sono compromesso, il 60-70% delle realtà cattoliche interpellate avevano timore di offendere la sindaca Appendino, di disturbare qualcuno. Allora io ho detto, in università ho preso un sacco di botte. E vabbè, ci stavo, cattolico. Ma non è che quando mi chiamo, dicendo scusate, mi faccio la barba meglio, così mi disturba meno picchiarmi, almeno protestare. Poi dico, fare il film, il minimo. Non è che siamo andati. Per cui ringrazio le persone, come voi, gli arcivescovo Nosiglia, ci ha appoggiato in tutti i modi. Quindi mettendo insieme e questa guardia eroica, nuove forze, con una benedizione, so più del Papa da chi dovremmo averla, almeno sulla terra. Quindi credo che bisogna rendere onore a persone come voi. Io sono pronto a fare qualsiasi, Antonio non l'ha detto perché non è importante, io sono vicepresidente del Comitato dei Diritti Umani, quindi mi occupo dei diritti umani in tutto il mondo, stiamo difendendo i cristiani nel mondo e non solo alle persecuzioni. Sono anche nella fondazione CRT. E d'accordo col presidente Quaglia, nella nuova mission ci sarà una grande attenzione alle vicende religiose, mentre nella mission precedente non era prevista. Quindi qualcosa facciamo, ma ripeto, questi lavori singoli sarebbero vani se non ci fosse Giovanni Paolo II, cioè se una fede non diventa cultura e la cultura non produce fatti. Qui c'è tutte le possibilità,
pur nel piccolo di farlo, complimenti a voi, vado a prendermi appunti di quello che direte e sicuramente servirà. Grazie mille. Bellissima introduzione, non potevamo iniziare meglio. Sì, buongiorno, Fede del Mattino, per questo inizio, insomma, con gli ospiti veramente eccellenti abbiamo sicuramente un bellissimo convegno da cui imparare tanto. Io vorrei iniziare con una provocazione e la mia domanda è: esistono ancora i cattolici in politica? Perché, come ha ben spiegato Giampiero, effettivamente non si spiegano questi grandi numeri che hanno comunque votato dei movimenti che sono antitesi a quello che è proprio il messaggio cristiano. E oltretutto, con mio marito, essendo impegnati da tanti anni in gruppi di preghiera, insomma, siamo conosciuti in tutta Italia, io per tutta questa mia esperienza politica, appunto, del Popolo della Famiglia, in questi due anni dove pensavo che tutti i cattolici fossero felici di condividere questa battaglia della difesa dei principi non negoziabili, perché poi comunque sono niente di più, niente di meno che l'insegnamento di Cristo, mi sono invece ritrovata a imbattermi con tantissimi amici che, con aria molto mesta, mi dicevano che loro non mischiavano fede e politica. Io questa cosa oggi non l'ho ancora capita. Prima di tutto perché il nostro Signore ci insegna che ogni ambito, in ogni ambito della nostra vita noi dobbiamo volgere lo sguardo a Lui. E ancora di più mi dico, se noi mettiamo la fede all'interno della politica è veramente sicuro che si faranno delle leggi umane, delle leggi che vanno veramente alla difesa, alla tutela e al benessere sociale. Però a quanto pare, hai parlato prima di Ponzio Pilato, a questo punto ci sono tanti Ponzio Pilato che se ne lavano le mani nella nostra società. E appunto sarebbe l'unico modo per fare leggi giuste quello invece di essere coraggiosi, di mettere il nostro credo, quello che ci è stato insegnato come cattolici, e fare delle leggi che non vanno contro la nostra etica e la nostra morale. Futuro dei cattolici in politica, di questo ce ne parlerà benissimo Fabio Torriero, però dobbiamo anche riconoscere che a noi in Italia manca proprio una classe dirigente che si occupi in maniera chiara, manca la chiarezza di questi argomenti, e per fare una politica appunto solidale e a beneficio della società. Però per costruire veramente un futuro bisogna sempre imparare e guardare il passato. E abbiamo avuto dei grandi esempi comunque che ci hanno da un lato spronato, no? Come ad esempio Paolo VI, come detto prima, che ha dichiarato che la politica è la flauta carità. Don Sturzo, la politica è essere al servizio, non servirsi della politica. Alcide De Gasperi, che ci ha insegnato benissimo che etica e politica vanno di pari passo. Io in questi due anni ho sempre parlato di mettere etica all'interno della politica, però si fa un po' fatica perché poi vengono fuori gli egoismi umani, la nostra natura, proprio quella che dobbiamo combattere. Giorgio La Pira, abbiamo avuto nella nostra storia chi ci ha illuminato la strada, perché comunque dobbiamo essere portatori di questa novità all'interno della politica. Adesso il Cardinal Bassetti ci ha, nel presente, dato quella spinta che noi cattolici dobbiamo saper cogliere, anche perché dico sempre, no? Io mi sono impegnata in questo ambito perché sono molto preoccupata per il futuro dei nostri figli, ma anche perché vorrò chiudere gli occhi in pace, di poter dire ho fatto la buona battaglia. Poi, Signore, qua sono tutti matti a quanto pare, però se siamo tutte quelle piccole gocce faremo questo mare di questa novità. Speriamo che questo, anche il parlarne, l'informarsi, il far testimonianza di volerlo fare, sicuramente verrà questa forza. Perché ho voluto questi due ospiti d'eccellenza? Perché del futuro dei cattolici in politica ce ne parlerà benissimo Fabio, e penso che non ci sia voce anche più eccellente di Magdi che possa chiarirci cosa capiterà del futuro dei cattolici in Europa. Proprio lui
che saprà benissimo definire cosa sta capitando. Ma partendo da Fabio Torriero, che è un giornalista su carta, sul web, è un formatore politico, docente di comunicazione, spin doctor, voglio partire, caro Fabio, da tre titoli di tuoi libri, giusto per dare la linea. Tu hai scritto un libro che si intitola proprio Il futuro dei cattolici in politica, e da cui ho preso lo spunto. Ma mi piace anche l'altro titolo, I nazi buonisti italiani di oggi, passati da Dio, patria, famiglia, a Io, patrimonio e tengo famiglia. Per concludere l'altro libro, L'illuminismo è finito, ma non andiamo in pace. Ecco, sulla base di queste tue esperienze, che hai anche tradotto in libri, e sulla base proprio del fatto che tu lavori come giornalista in Parlamento e quant'altro, dici la tua visione. Allora, se si sente? Sì, sì. Ecco, ho benissimo. Qualche secondo. Ma vedete, quando si gioca con le parole, il futuro dei cattolici in politica non è solo il futuro dei cattolici in politica. Si può dialogare con le parole e si può dire se la politica ha un futuro e i cattolici in politica, ma se le mettiamo in un altro modo dobbiamo parlare di futuro dei cattolici e futuro della politica, le due cose sono legate. Vedete, adesso c'è ultimamente un certo richiamo al presidente della Cioè Bassetti, i cattolici devono impegnarsi in politica, Papa Francesco ci ricorda che vuole cattolici adulti, ci ha detto che la politica è la prima forma di carità, come ha detto a suo tempo Paolo VI. Io ricordo che Papa Ratzinger disse che i cattolici devono tornare a occupare gli spazi pubblici, e Giovanni Paolo II disse che il patriottismo, nel suo libro Memoria e Identità, il patriottismo è come il quarto comandamento, loro è il padre e la madre. Ma il tema è, primo, ci sono i cattolici, secondo, dove vanno, dove stanno andando? Allora, tutti i dati statistici parlano del 70% degli italiani che si definisce ancora cattolico, hanno un problema di schizofrenia, perché indubbiamente poi i 3 milioni zoccolo duro dei cattolici, l'indicatore è che vanno a messa la domenica. Quindi di questo 70% arriviamo a un 3 milioni, che non è il 70% degli italiani, e che vanno a messa. Poi mi chiedo, un credente oggi può votare il Partito Democratico? Tutti veniamo da percorsi, attenzione, io metto insieme le categorie, non do giudizi politici sulle persone. Il Partito Democratico è il partito che è la bandiera del laicismo, è il partito dell'elite che hanno tradotto questa visione, pensiero unico, laicista, le nuove leggi, e c'era tutta la carrellata dell'unione civile, al Vecchio Testamento, al divorzio breve, ci aspettava l'utero in affitto, gender nelle scuole, la liberalizzazione delle droghe leggere, e il matrimonio egualitario e le funzioni gay. Mettiamo insieme tutte queste leggi, abbiamo cambiato la società. Oggi un credente può votare 5 Stelle e Robespierre? Perché molti cattolici che io conosco anche nel mio quartiere a Monteverde, a Roma, hanno votato 5 Stelle e considerano normalissimo votare il partito dei 5 Stelle, che è una sorta di Robespierre, è il partito del cristianesimo senza Cristo. E questo è il tema. Poi, possono votare la Forza Italia di oggi, che è il partito pascalizzato, ormai laicista, peggio quasi dei laicisti radicali del Bonino, eccetera? Poi c'è un problema con la Lega, c'è un problema con Fratelli d'Italia, perché poi Fratelli d'Italia in campagna elettorale hanno scoperto la famiglia, salvo poi non conoscere l'articolo 29 della Costituzione, perché scrivendo nei manifesti siamo per la famiglia tradizionale, evidentemente non conoscono l'articolo 29 della Costituzione, perché se l'avessero conosciuto avrebbero scritto siamo per la famiglia naturale. Questo fa capire che certe, diciamo, assunzioni di copyright antropologico in realtà non corrispondono a un'effettiva preparazione, perché ci vuole anche la preparazione. La Lega c'ha l'ottimo ministro Fontana e c'ha magari la Buongiorno, qui c'è un problema anche qua di oscillazione. Allora, che mi manca? Ho detto tutti i partiti? No? Sì, ho detto tutti i partiti, perfetto. Allora il problema perché i credenti non ci sono e perché vanno in tutte le direzioni? Evidentemente c'è un problema di coscienza di sé. E quindi per avere coscienza di sé dobbiamo sapere qual è il mondo in cui stiamo vivendo. Allora io perché vi propongo il problema che
che oggi torna importante la questione dei credenti in politica. Perché quando muoiono le ideologie, quando le dicotomie, diciamo, ottocentesche e novecentesche, liberalismo, statalismo, socialismo, comunismo, muoiono, quando destra e sinistra non significano più nulla, cosa resta? Resta la vita e la morte, resta il bene e il male, resta il falso e il vero. Questo è l'unico tema che è centrale e i credenti come senso hanno tanto da dire e da dare. L'unico bipolarismo vero tra falso e vero, tra bene e male, tra cultura della vita e cultura della morte. Il Family Day cosa ha rappresentato? Centinaia di migliaia di persone scese in piazza, la molla è stata, la scintilla è stata il combattimento contro l'opposizione, contro, diciamo, le unioni civili, la legge Cirinà, il decreto Cirinà, ma questo è stato il pretesto. Dietro c'era la difesa di una idea di società naturale che le leggi laiciste stavano distruggendo, che iniziavano a distruggere. Seconda cosa, il Family Day, se non è accompagnato da una coscienza politica, cioè da una traduzione politica verso la polis, il bene comune, nell'idea che molti credenti non hanno, che si chiudono nell'individualismo e nel privatismo, che le cattive leggi fanno costume, perché noi siamo in una repubblica parlamentare e le leggi sbagliate rovinano la testa dei ragazzi e delle persone. Io a mio figlio come faccio a dirgli che non si deve drogare se c'è la legge sulla liberalizzazione delle droghe leggere? Su che basi? Ho la presunzione che vinco io su internet? Che vinco io sulla società esterna? No, perché tutti noi abbiamo questo problema di rapporto col mondo esterno. Quindi se il Family Day non è accompagnato da una traduzione politica concreta di difesa di certe leggi, diventa il ruggito del topo. C'è una legge, fai il Family Day, c'è un'altra legge, fai, ma non serve a niente. Tra l'altro poi Family Day è tradito il giorno dopo in Parlamento dai cosiddetti professionisti del cattolicesimo presenti in tutti i partiti. Secondo poi, altro concetto perché i credenti devono tornare in politica, e io per credenti intendo un grande fronte antropologico che unisce credenti, non credenti, anche gli appartenenti ad altre confessioni religiose, ma che abbiano chiara la stella polare della difesa dei valori non negoziabili, o altrimenti detto i principi essenziali di una società: la cultura della vita, il diritto universale a nascere, il diritto degli anziani a non essere lasciati soli, il diritto di curare gli incurabili, ma inguaribili ma non incurabili, cioè i disabili che non vanno uccisi e non vanno eliminati, è il diritto, appunto, la centralità della famiglia. Allora, noi siamo consapevoli che siamo alla vigilia di uno scontro finale, di uno scontro epocale tra due visioni della vita, della società, perché molti cattolici non se ne rendono conto. Charles de Gaulle e Alfie Evans ci hanno dimostrato esattamente questo. C'è un'idea di modernità, modello Nord Europa, che vogliono imporre anche da noi. Quando ci dicono che noi vogliamo tornare indietro le lancette della storia, noi non dobbiamo rispondere che siamo di retroguardia. Noi dobbiamo dire che siamo d'avanguardia, che ci sono due idee di modernità, una laicista e una antropologica. E diamo i dati: se ci sono 6 milioni di bambini che non nascono, di aborti, se ci sono 7 milioni di drogati, 8 milioni di depressi, 9 milioni di single, cioè incapaci di relazioni autentiche, 13 milioni di persone che fanno uso di psicofarmaci. Questo è il risultato della modernità laicista, che parte come premessa che dà la felicità, la liberazione dell'uomo, ecco il risultato. Quindi la modernizzazione, la modernità laicista è fallita. Questo modello economico, signori, è pericolosissimo. Quando mi dicono certi alfieri del capitalismo liberale, ultraliberista, e mi dicono che i modelli economici sono neutri, non è vero, non sono neutri. Producono stili di vita, questo Pasolini l'aveva già capito nel 74, negli scritti corsari e lettere luterane, aveva detto: attenzione, la Chiesa, anziché fare le polemiche, dovrebbe occuparsi di Carosello. Carosello rappresenta una società commerciale dove tutti consumano e tutti sono ridotti a schiavi dell'economia, che produce il comfort e il consumismo dove non c'è più Dio, la rappresentazione commerciale di una società che è già Carosello. Io appartengo al Gesù, quindi andando a dormire da un Carosello,
quindi qualcosa mi ricordo. E il modello economico produce stili di vita. Quando c'è l'idea del risparmio, del definanziamento della sanità pubblica, si taglia anche i rami secchi. E i rami secchi chi sono? I lunghi urgenti, di appunto inguaribili, ma incurabili, dai, mi sbaglio sempre, di inguaribili ma non incurabili. Ecco. Ho parlato troppo, sono due giorni che faccio i corsi, quindi ormai il cervello. Questo modello economico è terrificante. Vi ricordate Fiorello quello che dice in quel famoso spot di Vodafone? Tutto è limitato, senza limiti, quindi i confini sono sbagliati, l'uomo deve essere illimitato. E questo non è uno scontro di civiltà, questo non è uno scontro di civiltà, signori. Guardate che questo modello economico poi produce un pensiero radical o liberal a supporto, per cui esce fuori la legge sull'accanimento terapeutico, sulle aspettative di vita. Questo è dove passa il modello, per cui i genitori di Alfie Evans erano dei matti che si attaccavano all'ideologia della vita, perché mi sono sentito dire questo, e il bambino tanto soffriva e moriva comunque, no? Il cristianesimo senza Cristo. Tutto torna, e quelle sentenze in Inghilterra dicono che il bambino è titolare di diritti autonomi rispetto alla famiglia. Morale, tolgono i figli alle famiglie e li consegnano a magistrati, giudici e medici nel nome di una scienza che non è mai esatta. Poi, quando la madre non è più colei che genera, il padre non è più colui che genera, la madre non è più colei che partorisce, i figli si comprano e si vendono, con l'utero in affitto, e il sesso si decide secondo la mente, signori, noi abbiamo cambiato il paradigma dell'umanità. Non è solamente il paradigma della società, è il paradigma dell'umanità. Ultima cosa, ultima considerazione che ci fa comprendere quanto è importante questa battaglia epocale dei credenti che devono tornare a fare politica, è che c'è un disegno globalista che viene venduto come cosmopolitismo, il cittadino del mondo, no? Idee che passano come fossero luoghi comuni, ma queste idee, questi disegni, pensiero unico, uomo universale, consumatore globale, mercato globale, cosa porta? All'apolide, al precario e al liquido. L'apolide è l'uomo senza identità, senza cultura, senza radici spirituali, storiche. Il precario è l'uomo senza identità sociale e lavorative, il liquido senza identità sessuale. Questo è il tema. Quando io non sono più bianco e cattolico e lui non è più nero e islamico, io e lui siamo degli schiavi dell'economia, del sistema economico. Chiaro che se siamo tutti atei, l'integrazione funziona, perché non siamo più niente. Siamo solamente schiavi dell'economia, costretti a consumare. E allora, se siamo d'accordo su queste considerazioni, alla fine, qual è la formula più efficace? I credenti nei vari partiti, o è l'ora che i credenti acquistino coscienza di sé e comincino a ragionare in termini di soggetto unico o di soggetto omogeneo? Perché lo schema Ruini l'abbiamo sperimentato, non è che abbia impedito la laicizzazione della società. Se funzionava, benissimo, ma non ha funzionato. Ora prendiamo atto che questo schema, i credenti politici nei partiti, è stato un errore. Dobbiamo ripensare il rapporto tra, diciamo, credenti e partiti politici. A questo punto è l'ora di una omogeneità culturale dei credenti in politica, che si traduce attraverso un protagonismo politico unitario. Perché l'omogeneità? Guardate che finora noi abbiamo avuto partiti Brancaleone, dove dentro c'è tutto e il contrario di tutto. Cioè, in un partito c'è il cattolico, la tazzina di caffè, che tutti usano, mettono in vetrina e nessuno poi, diciamo, in qualche modo consuma realmente, la mettiamo là come fatto estetico. C'è il cattolico, c'è il massone, c'è il liberale, c'è l'antiliberale, il statalista e i riformisti, tutti dentro un unico partito. Guarda, tutti, non è che c'è qualche partito che è più omogeneo, sono tutti eterogenei sostanzialmente. Quindi la governabilità coerente nasce dalla omogeneità culturale. Se non c'è l'omogeneità culturale, non c'è governabilità coerente. Se in un partito c'è Pannella e Ruini, mi dite che legge sulla droga esce?
non può uscire una legge omogenea. E allora ecco l'importanza dei credenti in politica. Però i credenti in politica devono superare due sindromi. Lo dico sempre, la sindrome guelfa e la sindrome ghibellina. La sindrome guelfa di stare un po' troppo attaccati alle gonne dei sacerdoti. Diciamo che in questo momento sono i sacerdoti a stare un po' in confusione e hanno bisogno magari appunto di cattolici adulti che diano il buon esempio. E nello stesso tempo la sindrome ghibellina è di non farsi, diciamo così, ghettizzare psicologicamente dall'idea che se noi parliamo in politica siamo i difensori dello stato etico, dello stato confessionale. Niente di tutto questo. Noi dobbiamo spingere la riforma dell'idea laica, dello stato laico. Dobbiamo imporre un nuovo dibattito sullo stato laico, perché è nato come tutela della libertà religiosa, appunto Cavour, ma che sta diventando oggi lo stato laico? Sta diventando la promozione dell'ateismo di Stato. Quindi sta diventando un'altra cosa. E allora il tema è cultura della vita o cultura della morte? Bene e male, falso e vero. Io credo che questo sia importante. Dobbiamo in qualche modo rimettere insieme i cattolici della morale con i cattolici del sociale. Edith Stein dice la cosa importante: non ci può essere verità senza amore, ma non ci può essere nemmeno amore senza verità. E allora a questo punto, e vado verso la conclusione, oggi la politica sta cambiando. Quindi in che misura noi possiamo e dobbiamo riposizionare la presenza politica dei cattolici appunto nella polis, nella res pubblica? È noto ormai che il centrodestra è finito. Chi ha ragionato fino adesso in termini di centrodestra, dobbiamo prendere atto che il centrodestra non c'è più, almeno nel modello berlusconiano, con un'alleanza nazionale destra, con una Lega regionalizzata e con un partito Forza Italia centrale, cattolico moderato, liberal popolare centrale. Non è più così. Oggi, col governo Salvini Di Maio, c'è un cambiamento in atto. Come dice Magdi, è una sorta di mostro che si è unito, diciamo, innaturale. Io sono dell'idea, condivido la sua analisi, ma ritengo che i processi politici producano necessariamente un cambiamento degli schemi. Oggi le categorie già sono altre, alto basso, popoli contro caste, e questo si sta verificando da Trump alla Brexit, un po' in tutto il mondo. Dirò di più, le nuove categorie sono anche globalizzazione contro identità. E col caso Savona abbiamo capito che c'è uno scontro tra finanza, economia e democrazia politica. Oggi questo è alla ribalta delle nuove categorie della politica. Il governo Salvini Di Maio, se le filtrazioni non lo faranno saltare, vediamo se funziona questo contratto, non lo so, magari non ci credo, però indubbiamente creano un'area omogenea, magari i partiti andranno l'uno contro l'altro, tenderanno a fondersi, ma l'esperienza governativa, tempo due anni, produrrà un modo di pensare comune presso la gente, che per ora gli ha preso un infarto quando votando 5 Stelle si sono trovati la Lega. Poi, magari col tempo, io già vedo qualche ex piddino che votava Grillo, che adesso dice, beh, con Salvini proprio questi migranti non se ne può più. Io credo molto che in futuro, in progress, fra qualche tempo, ci sarà un modo di pensare unico o quantomeno omogeneo tra i partiti. Un polo sovranista, un polo populista, come vogliamo chiamarlo, un polo identitario, perché sicuramente si sta affermando un'altra idea di immigrazione, un'altra idea di giustizia, un'altra idea di Europa e un'altra idea di economia. A questo polo chi risponde? Un altro polo, formato da Forza Italia e da PD. E i due partiti stanno già assomigliandosi. Fateci caso, nella sostanza, non pensate a Berlusconi o a Renzi, tra l'altro col progetto Macron, Renzi mira ad assorbire pure Forza Italia. D'altra parte col patto del Nazareno già hanno governato insieme, quindi non diciamo niente di nuovo, però loro legittimamente diranno un'altra Europa, cioè più Europa, più garantismo, più liberismo, perché sono già più omogenei da questo punto di vista.
Questa è la realtà della politica, signori, e pensiamo in prospettiva. A questo punto, e concludo veramente, la Chiesa che fa? La Chiesa ha un problema. Perché sta con Salvini sulle ricette dell'immigrazione? Sarà d'accordo? Non sarà d'accordo? E può accettare quell'idea di giustizia o quell'idea di sovranità anti-Europa? Se sono coerenti con le loro posizioni, perché poi magari ci aspettiamo di tutto. E che fa la Chiesa? Ritorna a flirtare col PD? Ritorna a flirtare con Forza Italia dopo le esperienze? Questo è un grande tema e su questo dobbiamo lavorare. Io credo che i credenti anche qui possano essere molto utili, molto importanti per creare nuove sintesi che solamente il credente è in grado di fare. Perché guardate che fra un po' la narrazione globalista e quella sovranista, che sono speculari, si alimentano vicendevolmente, prima o poi si attenueranno e bisognerà arrivare a una sintesi. Anche sull'immigrazione il credente ha un'idea precisa, non è per tutti fuori, nemmeno per tutti dentro. Quindi già supera le categorie della politica oggi, parla di magari di accoglienza sostenibile, ma non di cittadinanza automatica. In economia la dottrina sociale della Chiesa è una terza posizione rispetto ai due modelli che noi abbiamo finora conosciuto. Questo è veramente un valore aggiunto che il credente può dare alla società politica italiana. Un appello ai cattolici che stanno chiusi nei loro gusci privati. Usciamo allo scoperto. Ritorniamo a quello che diceva Don Giussani. Vivere intensamente il reale. Non bisogna stare chiusi nelle nostre cabine dorate, perché nella casa del mulino bianco, nella famiglia perfetta, perché la società fuori sta cambiando il mondo, perché se affonda la nave, affonda anche la cabina dorata. E non vorrei che succeda quello che ci ha detto a suo tempo Bernanos: salvate l'uomo, perché sarà l'uomo a non voler essere salvato, perché le società folli producono folli. Grazie. Bene, adesso passeremo la parola a Marvin Cristiano Allan. Chi è Marvin Cristiano? Giornalista, impegnato civilmente in varie esperienze politiche, scrittore egiziano naturalizzato italiano. Abbiamo la fortuna di averlo qui perché la mamma, sempre le mamme, fanno veramente il futuro dei figli. Lo ha fatto studiare da bambino dalle suore Comboniane al Cairo, poi si è passato a un collegio salesiano. A 20 anni hai vinto una borsa di studio e sei naturalizzato italiano. Prima di passarti la parola, vorrei solo fare una piccola e breve analisi. Cosa sta capitando in Europa? Le chiese sono vuote. La nostra civiltà sta morendo e avverrà un qualcosa che noi non conosciamo e a cui non siamo nemmeno preparati, tra l'altro. E mentre Fabio parlava, ho fatto una breve riflessione. Ho detto, ma perché è successo questo? Penso, questa è una mia idea, che torniamo al coraggio. È mancato il coraggio di dire la verità. Si scese a compromessi. E perché si è scesi a compromessi? Perché in questa società del consumismo, dove si è abituati ad avere tutto e subito, non si è più abituati a quella sofferenza che in realtà fa crescere, no? La sofferenza del rifiuto, ad esempio l'ideologia di genere, no? Non si ha la pazienza di aspettare quel momento di confusione che tutti abbiamo passato. Quindi cosa fanno le case farmaceutiche? Ci speculano sopra e iniettano ai nostri figli sostanze per farli posticipare la pubertà e quant'altro. Le DAT, disposizioni anticipate di trattamento, perché sono proposte? Perché si ha paura della sofferenza. Quindi anticipiamo tutto, no? Però dimentichiamo, in questo presente veloce che viviamo tutti quanti, dimentichiamo l'eterno, no? Che poi invece è il momento, come dire, più importante che dovremmo vivere per sempre. Quindi dimenticando questo è avvenuto quello che stiamo vivendo, questa trasformazione, questa dimenticanza di Dio. E come mai c'è questa, si sta cercando di minare tutti i nostri valori? Semplicemente per distruggere il cristianesimo. Il cristianesimo
attraverso la distruzione della famiglia, attraverso la distruzione di tutti quei principi non negoziabili che noi stiamo cercando di difendere strenuamente. Anche poi sono convinta che la natura urla e quindi comunque anche se siamo in pochi ce la faremo, perché comunque poi questa natura combatterà da sola nella verità. Cos'è avvenuto? All'inizio della civiltà, cioè no ancora, all'inizio della storia umana, Eva non ha obbedito e ha mangiato la mela. Oggi l'umanità cosa fa? Non obbedisce e cerca di distruggere direttamente l'albero, cioè vuole distruggere Dio. Come ci dice sempre Medjugorje Maria, state cercando di creare una società senza Dio, no? State andando verso il baratro. In Europa cosa è successo? È stato proprio tolto dal preambolo della Costituzione il riferimento alle radici cristiane e giudaiche. In sostanza è stato annientato tutti i millenni di storia per partire dall'illuminismo. Ma in realtà il cristianesimo ha fatto solo bene alle società ove è fiorito, perché comunque ha portato benessere socio-culturale, economico, cioè ogni società dove c'è stato il cristianesimo, quella società è rifiorita, si è vissuto bene, addirittura anche la dignità delle donne è migliorata, perché nelle società dove non c'è il cristianesimo le donne sono abusate. E cosa sta capitando nella nostra Europa? È collusa con questa invasione, perché amici non parliamo di accoglienza, non parliamo di rifugiati da guerra, perché quei rifugiati incidono al 3%. Abbiamo avuto nel nostro Occidente dei politici che ci hanno fatto credere che dovevamo fare il controllo delle nascite. La stessa Bonino, che ha lavorato alla Cremente per la legge 194, quindi per l'aborto, adesso ci viene a dire che entro il 2025 dobbiamo avere 25 milioni di immigrati perché ci manca la forza lavoro. Bene, sono quei milioni di bambini che lei ha contribuito a uccidere, quindi vediamo proprio veramente come c'è il tradimento di una storia, di un popolo, no? Mentre in realtà abbiamo oggi il problema della denatalità che vorrebbe essere sopperita con l'integrazione di queste nuove culture, quindi creare una società meticcia soffocando le nostre radici e la nostra cultura. Questo altro non è che in linea con il progetto della JP Morgan di Soros. Ma io mi dico, Oriana Fallaci, quando ha parlato di Eurabia, o comunque quando aveva anticipato che ci avrebbero invaso col ventre delle loro donne, addirittura nel 1974 il presidente dell'Algeria lo aveva già detto, aveva detto che milioni di persone si sarebbero spostate dall'emisfero sud all'emisfero nord e ci avrebbero conquistati, anche lui lo aveva già detto, con il ventre delle loro donne. E semplicemente quello sta avvenendo. Ora, prima di passare la parola a Magdi, voglio chiudere con una provocazione, perché con una provocazione ho iniziato e con una provocazione voglio chiudere. E voglio chiedere a voi e a me, ma se noi effettivamente avessimo una società senza questo Cristo che si combatte con tenacia, pensiamo forse che avremmo una società migliore? Secondo me sono certa di no, perché solo su di lui stiamo buttando tutte le nostre colpe. Grazie. Si sente? Sì, ecco, si sente. Ora sì? Sì. Ora sì. Grazie di cuore all'amica Angela Ciconte, presidente del Popolo della Famiglia qui a Torino, oltre che commissario in Calabria, ho capito bene? Referente regionale in Calabria. Grazie a Fabio Togliero per la sua importantissima, interessantissima analisi della realtà dei cattolici in politica. Rivedo e saluto e ringrazio volentieri l'amico Gian Piero Leo, che mi ha accolto fraternamente quando era nel Consiglio regionale, e ringrazio anche Antonio Guzzo, presidente del Centro Culturale San Francesco del Carlo Alberto, che in questa sala sempre salone giallo del collegio con te. Aveva un salone più maestoso. È vero, c'era chiuso. Peccato. Però lo vedremo in autunno. Bene. Quindi mi riviterai. Come no? Perfetto, bene.
non tutto viene per voce. Piacere, no. Grazie. E ringrazio anche l'amico Emanuele Lobue, del presidente del gruppo Emanuele, che partecipa nell'organizzazione di questo incontro. Ringrazio ovviamente tutti quanti voi e un grazie particolare alle forze dell'ordine che sono qui presenti per tutelare la nostra sicurezza. E salutiamo anche i tanti amici che ci seguono nella diretta Facebook, che amplifica notevolmente questo nostro incontro. Io voglio partire da una premessa che poi sostanzierà la conclusione del mio incontro. Angela ha ricordato che ho frequentato scuole italiane cattoliche al Cairo, la mia città natale, prima dalle suore Congoniale e poi dai Salesiani. Ho conosciuto quindi da piccolo il cristianesimo e da piccolo ho letto i Vangeli. Mi piaceva leggere i Vangeli perché sono uno straordinario testo di grande saggezza umana, anche per chi non è credente. E sono scritti molto bene, una lettura che scorre, è gradevole, ma quello che mi ha portato a individuare nel cristianesimo un'attrazione, un fascino, è stata la testimonianza di persone, è stata la testimonianza di autentici testimoni di fede che attraverso le loro opere mi hanno fatto toccare con mano la bontà del cristianesimo. Quindi il testimone è colui che riesce a coniugare, a incarnare ciò che si legge, ciò che si apprende, ciò in cui si crede e ciò che concretamente si fa. È stato menzionato Paolo VI, che disse che la politica è la più alta forma di carità cristiana, e sempre Paolo VI disse che la Chiesa ha bisogno più di testimoni che non di maestri, proprio perché il testimone ha questa, come dire, questo valore aggiunto in più. Non si limita a dire, non si limita a manifestare la fede, ma la attua concretamente. E quando noi abbiamo di fronte qualcuno che incarna questo sodalizio armonioso tra ciò che si dice, ciò in cui si crede e ciò che concretamente si fa, noi abbiamo una certezza. Il problema dei nostri giovani oggi è che quando si guardano attorno non hanno delle certezze, perché tutto si svolge all'insegna del più assoluto relativismo, tutto si coniuga al plurale. In un crescendo di esperienze spirituali, dove sono stato musulmano per 56 anni, sono stato il musulmano che in Italia più di altri si è prodigato affinché potesse esserci un Islam moderato, creduto nella possibilità di un Islam italiano compatibile con le nostre leggi, compatibile con i valori che sostanziano la nostra civiltà. Ad un certo momento, di fronte a reiterate minacce, condanne di morte, ho dovuto rassegnarmi, ho preso atto che i musulmani come persone possono essere moderati e possono esserlo autenticamente solo se sono laici, solo se antepongono la ragione e il cuore ad Allah e a Maometto. Ma ho preso atto che l'Islam come religione non è moderato, perché ciò che Allah prescrive nel Corano, ciò che ha detto e ha fatto Maometto, non è moderato. Ho avuto la fortuna in parallelo di incontrare nuovamente autentici testimoni di fede, e quello che più di altri mi ha illuminato dentro
è stato Benedetto XVI, quando era ancora il cardinale Ratzinger, perché è stato il Papa che più di altri ha saputo coniugare il binomio indissolubile di fede e ragione. Ecco, quando Angela chiedeva, e non so se tu chiedeva se è possibile concepire una società senza Cristo, e tu che lo chiedi. Bene, Benedetto XVI, e l'ha detto anche nel corso dell'incontro che lui ebbe nell'agosto del 2005 con Oriana Fallaci, e fu lei a rivelare, diciamo, questa parte dell'incontro, un incontro riservato, richiesto da Oriana Fallaci, che aveva come me una ammirazione notevole nei confronti di Benedetto XVI, e come me, questa è un'altra coincidenza, ha avuto il Monsignor Rino Fisichella, il religioso a cui lei è stata più legata. Oriana Fallaci è ispirata il 15 settembre del 2006 a Firenze, e a tenerle la mano c'era Monsignor Rino Fisichella. Bene, in questo colloquio, ma era un'affermazione già fatta da Benedetto XVI, lui si rivolge ai non credenti dicendo: vivete come se Dio esistesse. Voi non credete in Dio, però il comportamento più adeguato per salvaguardare la nostra civiltà è di vivere come se Dio esistesse, mettendo al centro comunque quella che è la morale cristiana che si fonda sulla sacralità della vita di tutti, sulla pari dignità tra le persone e sulla libertà di scelta, compresa la libertà religiosa. E in questo mio percorso, in questo mio incontro con Benedetto XVI, ad un certo momento ho maturato la scelta di aderire pienamente e convintamente al cristianesimo, e ho avuto il dono immenso di ricevere il battesimo, la cresima, l'Eucaristia proprio dalle mani di Benedetto XVI. Era 10 anni fa, era la notte della veglia pasquale, il 22 marzo del 2008. E quella notte accadde questo fatto qua. Subito dopo la cerimonia religiosa, i neobattezzati, eravamo 7, furono portati davanti al Papa per salutarlo, e Benedetto XVI si limitò ad un sorriso molto, molto pronunciato, molto di persona, diciamo, soddisfatta, serena. Alla sua destra c'era il suo assistente, Monsignor Georg. Benedetto XVI non disse nulla. Monsignor Georg, in compagnia di Maurizio Rupi, che è stato il mio padrino di battesimo, si rivolse a noi e disse: abbiamo vinto. Abbiamo vinto. Abbiamo vinto significa che c'è qualcuno che ha perso. E che cosa era accaduto? Che all'interno del Vaticano, fino all'ultimo istante, la diplomazia, la segreteria di Stato aveva insistito, aveva cercato di dissuadere il Papa dall'essere lui a concedermi il battesimo, perché avevano paura della reazione dei terroristi islamici. E quando uscii dalla Basilica di San Pietro per incontrare Monsignor Rino Fisichella, che sostava lì fuori con la mia famiglia, e irruppe il cardinale Re, che all'epoca era presidente di uno dei pontifici consigli, credo, per la fede. E il cardinale Re, ad alta voce, rivolgendosi a Monsignor Rino Fisichella, gli disse: se Bin Laden dovesse chiedere di noi, sapremmo a chi indirizzarlo. Cioè, se dovesse succedere qualcosa, la colpa è tua.
perché sei stato tu a chiedere al Papa Benedetto XVI di battezzare Magdi, che poi quella sera diventa Magdi Cristiano e Allam. E il giorno dopo, sul Corriere della Sera, ero vice direttore del Corriere della Sera, io pubblicai una mia testimonianza in cui, in modo conforme con la mia scelta, condannai l'Islam. Scrissi che l'Islam è fisiologicamente violento e intrinsecamente conflittuale. Ed è una descrizione assolutamente veritiera. Basti pensare che Maometto, che nacque nel 570 alla Mecca e morì nel 632 a Medina, negli ultimi 10 anni della sua vita, quando nel 622 fu cacciato dalla Mecca, negli ultimi 10 anni lui complessivamente fece un centinaio di guerre in 10 anni, guerre a cui lui partecipò. Quindi è stato un guerriero che ha combattuto, che ha ucciso, per la precisione un predone del deserto, che ha combattuto, che ha ucciso e che ha personalmente sgozzato e decapitato i suoi nemici, ed è stato particolarmente feroce nei confronti degli ebrei, perché a Medina c'erano 3 tribù ebraiche e la terza tribù ebraica, quando rimase isolata, le altre 2 furono cacciate, fu letteralmente massacrata nel 627. Le fonti ufficiali islamiche ci dicono che circa 900 ebrei maschi adulti della tribù ebraica dei Banu Quraiza furono decapitati, e Maometto personalmente decapitò i capi della tribù ebraica dei Banu Quraiza. Dei primi 4 successori di Maometto, i cosiddetti 4 califfi ben guidati perché, essendo vissuti insieme a Maometto, hanno potuto governare ammaestrati dall'esempio di Maometto. 3 su 4 furono assassinati da altri musulmani che non ne condividevano, che erano contrari al loro potere. 3 su 4. Tutta la storia dei califfati islamici è una storia di conflitti intestini, è una lunga scia di sangue. Vi ricordate il discorso di Ratisbona, la lezione magistrale di Benedetto XVI, il 12 settembre del 2006. È una lezione magistralis sul tema dell'indissolubilità tra fede e ragione, in cui Benedetto XVI arriva a sostenere che non vi può essere una vera religione in contrasto con la ragione, e affronta specificatamente il tema dell'Islam e evoca le parole dell'imperatore bizantino Emanuele II Paleologo nel corso di un dialogo che lui ebbe con un dotto persiano islamico, e l'imperatore chiese al persiano: dimmi cosa di buono ha portato Maometto se non l'imposizione della fede attraverso la violenza. Fatto storico acclarato, inconfutabile, che non si può mettere in discussione. Ma per aver detto la verità in libertà sull'Islam, Benedetto XVI fu oggetto di una guerra scatenata da tutti i paesi islamici, ma anche di una critica spietata all'interno dell'Occidente, dell'Europa e della Chiesa. L'allora cardinale Carlo Maria Martini, gesuita come Papa Francesco, disse che le parole del Papa erano inopportune. Se ci riflettete, è una critica pesantissima, perché il Papa disse la verità sull'Islam e la disse dentro casa nostra, non era in Afghanistan o in Arabia Saudita. Quindi significa che la verità può essere detta solo se è opportuno dirla. Se non è opportuno, la verità non deve essere detta. E questo contraddice quello che è il messaggio di Gesù, che è esattamente l'opposto. Noi dobbiamo
dire la verità anche a costo del martirio. Il giorno dopo il mio battesimo mi sono ritrovato di fronte ad una critica inaspettata, critica da parte di centinaia e centinaia di persone attraverso vari mezzi che contestavano la modalità del mio battesimo, che dicevano ma era proprio necessario che Magdi Allan si facesse battezzare dal Papa nella Basilica di San Pietro, tutte le televisioni, non sarebbe stato più adeguato, più opportuno che si facesse battezzare in una piccola parrocchia, lontano dalle telecamere, senza tutto questo clamore, tutto questo spettacolo. Dovete sapere che nell'Islam chi abbandona la religione islamica viene considerato un'apostata e la sanzione dell'apostata è la condanna a morte. E ad essere condannato a morte è anche chi ha battezzato il musulmano. Quindi Benedetto XVI è stato molto più coraggioso nell'accettare di essere lui a battezzarmi ed è stato un autentico testimone di fede cristiana. E io sono rimasto molto interdetto perché questo battesimo si è svolto in questa terra cristiana, nella culla del cattolicesimo. Se noi stessi abbiamo paura della reazione dei terroristi, degli estremisti islamici, temiamo quello che loro potrebbero fare di fronte ad un musulmano che si converte liberamente al cristianesimo, significa che siamo morti dentro, significa che ci siamo spogliati della nostra libertà, della nostra dignità anche come persone. E poi c'è stata una dichiarazione del portavoce dello Stato del Vaticano che ha preso le distanze dalle mie dichiarazioni pubblicate sul Corriere della Sera, quelle critiche nei confronti dell'Islam, dicendo cioè, queste non sono le posizioni della Chiesa, sono le posizioni di Magdi Cristiano Allan, perché c'è stata una sollevazione anche da parte di ambasciatori islamici, le televisioni nei paesi musulmani mi hanno presentato come traditore, come venduto, come nemico, eccetera, eccetera. Man mano ho scoperto che le stesse cose che io dicevo da musulmano e che piacevano molto, perché erano l'espressione della libertà di un musulmano laico, moderato, che prendeva posizione anche in modo critico nei confronti dell'Islam. Le stesse cose dette da cattolico non andavano più bene. Le stesse cose. Io non ero cambiato. Ho compreso che in Italia è più facile essere musulmani che essere cattolici. Ovviamente per quella che è la mia esperienza personale di musulmano, quella che è la mia sensibilità, avendo vissuto all'interno l'Islam e avendo cercato di modificarlo dall'interno, di renderlo compatibile con la nostra civiltà, oggi mi trovo in grande difficoltà quando vedo che la Chiesa sostanzialmente ha legittimato l'Islam. Per me è una linea rossa invalicabile, io non lo posso accettare. Il 31 luglio del 2016, era una domenica,
Cinque giorni prima, in una chiesa della Normandia in Francia, un anziano sacerdote cattolico, si chiamava padre Jacques Amel, aveva 84 anni ed era uno particolarmente impegnato a favore del dialogo con i musulmani. Mentre recitava la messa in chiesa, fu aggredito e sgozzato da due giovani terroristi islamici al grido di Allah è il più grande. Ebbene, cinque giorni dopo, domenica 31 luglio 2016, come se la Chiesa dovesse discolparsi, come se la Chiesa dovesse tendere la mano ai musulmani, su iniziativa della Conferenza Episcopale Italiana e Francese, che ovviamente non potrebbero agire senza il consenso del Papa, le porte delle chiese in Italia e in Francia furono aperte agli imam. Fu consentito agli imam di salire sull'altare, fu consentito agli imam di affiancare il sacerdote sull'altare e dall'altare di recitare i versetti del Corano in arabo nelle chiese. Non era mai accaduto in 1400 anni di storia dell'Islam. Mai accaduto. Il giorno dopo fui invitato a una puntata della trasmissione Dalla vostra parte su Rete 4. All'epoca era condotta da Paolo Del Debbio. Ora, come sapete, hanno tolto via tutte le voci discordanti. E questo fa parte format populista. Esatto. Il Debbio per un bel demagogo, per un furbacchione. E regolarmente, quando mi invitano in televisione, lo so già anticipatamente, quindi ci vado sempre non tanto volentieri, so già che mi metteranno a confronto con almeno un imam. Talvolta ce ne sono due, qualche volta ce ne sono stati tre. L'imam con cui mi ritrovai a confrontarmi era quello di Bari, che sì, che poi è stato incriminato, insomma, è risultato essere un bugiardo patentato. E il giorno prima, questo imam, dall'altare della cattedrale di Bari, aveva recitato la prima sura del Corano, il primo capitolo del Corano. Le sure sono i capitoli, sono in tutto 114. E questa prima sura viene denominata l'Apprente ed è una delle più corte, si compone di soli 7 versetti, ed è la preghiera che viene recitata più frequentemente dai musulmani. Viene recitata, per la precisione, 17 volte al giorno nell'arco delle 5 preghiere quotidiane obbligatorie. Quindi possiamo concepirlo come il loro Padre Nostro. E negli ultimi due versetti si eleva questa invocazione ad Allah: dacci la retta via, la via di coloro che hai colmato della tua grazia, non coloro che sono incorsi nella tua ira, non coloro che vagano nell'errore. E fu Maometto stesso a spiegare, e pertanto tutti i teologi islamici convergono su questa spiegazione, che coloro che hai colmato della tua grazia sono i musulmani, coloro che coloro che sono insorti contro la tua ira, non è così, ma questo è il concetto, sono gli ebrei. Coloro che vagano nell'errore sono i cristiani. I cristiani vagano nell'errore perché dal punto di vista islamico sono politeisti, e sono politeisti perché credono nella Trinità. Quindi io ho spiegato, quando mi è stata data la parola durante la trasmissione Dalla vostra parte, e mi sono rivolto al parroco che affiancava l'imam,
Gli ho detto, è stato consentito all'imam dall'altare della cattedrale di Bari di condannare di miscredenza gli ebrei e i cristiani. Ora, io capisco, no, anzi ho fatto di più, il giorno dopo ho telefonato al parroco, e perché non ero certo che avessi visto la puntata, e gli ho spiegato quello che era accaduto, e lui con grande onestà mi ha risposto: io il Corano non lo conosco. Io gli ho detto, avrebbe dovuto quantomeno informarsi sui versetti del Corano che lui avrebbe recitato, e gli ho detto, visto che siamo in Italia e visto che si rivolgeva a dei fedeli italiani presenti in cattedrale, avrebbe potuto anche chiedergli di recitarli in italiano per una questione di correttezza, in modo tale che i presenti avrebbero potuto capire almeno il significato letterale. Allora, il parroco, vada che non conosce il Corano, può anche darsi che Papa Francesco non conosca il Corano, ma all'interno del Vaticano qualcuno che conosce il Corano ci sarà. I cristiani d'Oriente conoscono bene il Corano perché patiscono sulla loro pelle le conseguenze dell'Islam. Sono stati massacrati. Erano il 98% della popolazione della sponda orientale e meridionale del Mediterraneo nel VII secolo, e ora sono meno del 5%. Sono scomparsi, e non sono scomparsi perché si sono comportati male, perché hanno fatto i cattivi, ma sono scomparsi perché sono stati costretti a convertirsi con la violenza, perché l'Islam non si concepisce come una religione diversa dall'ebraismo e dal cristianesimo, ma si concepisce come l'unica vera religione che corregge la miscredenza dell'ebraismo e del cristianesimo. Quindi quando loro diventano maggioranza, le altre religioni scompaiono, perché per loro l'unica vera religione. Nel Corano si dice che l'Islam è la religione naturale dell'uomo. Che cosa significa la religione naturale? Significa che tutti quanti voi, quando siete nati musulmani, anche se non lo sapete. Purtroppo siete nati in questa terra e quindi siete cresciuti non musulmani. Ma quando Allah vi ispirerà, vi illuminerà e scoprirete la verità dell'Islam, loro non diranno che vi siete convertiti all'Islam, diranno che siete tornati all'Islam. Perché l'Islam è la religione naturale dell'uomo. Ecco perché è sbagliata la litania delle tre grandi religioni monoteiste, rivelate, abramitiche, celesti del libro, che mettendo automaticamente, acriticamente sullo stesso piano ebraismo, cristianesimo e Islam, legittima l'Islam a prescindere dai suoi contenuti, a prescindere da ciò che ha detto e ha fatto Maometto, e a prescindere da ciò che Allah prescrive nel Corano. Dopo il mio battesimo, io recepii quello che ha detto Fabio all'inizio a proposito di Benedetto XVI, la sua esortazione a impegnarsi in politica. Lo disse in due occasioni: un appello ai cattolici a impegnarsi in politica, e io presi letteralmente questo suo appello, lo feci mio e feci qualcosa che può essere definita, io l'ho definita da qualche parte in uno dei miei scritti, come una sana follia. Rassegnai le dimissioni da vice direttore del Corriere della Sera. Non mi misi in aspettativa come fanno tutti i giornalisti, ma mi dimisi. Decisi di cambiare vita, 56 anni, avrei potuto aspettare qualche anno e concedermi una pensione dorata, ma decisi di iniziare una nuova vita e fondai un movimento che si chiamava Protagonisti per l'Europa Cristiana.
con cui cominciamo a raccogliere le firme per partecipare alle elezioni europee che ci sono state nel 2009. Poi accadde che nel febbraio del 2009 mi contattò Pier Ferdinando Casini, che all'epoca era il leader incontrastato dell'UDC, che all'epoca navigava attorno al 6%, era un partito, diciamo, di un certo peso, era il partito che si presentava come il riferimento dei cristiani in politica, e con un modo molto spiccio che ora non vi dettaglio, insomma, mi propose di essere il capolista della lista dell'UDC nel nord-ovest e nel nord-est. Io accettai solo per il nord-ovest perché le elezioni europee sono più che impegnative, c'è il voto di preferenza, cioè l'elettore deve scrivere il cognome del candidato prescelto sulla scheda, e i collegi sono molto ampi. Il nord-ovest significa Lombardia, Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta. E fu così che entrai nel Parlamento europeo eletto, fui l'unico eletto dell'UDC da indipendente, non ho mai avuto la tessera dell'UDC nel collegio del nord-ovest. Quando si entra a far parte del Parlamento europeo c'è la prassi di chiedere la registrazione di un breve video in cui mezzo minuto, un minuto, in cui il neo deputato indica qual è la sua aspettativa, che cosa vorrebbe fare. E io in questo video, che poi rimane lì agli atti, c'è una sorta di museo del Parlamento europeo che si può visitare, dove si possono ascoltare queste testimonianze di tutti i parlamentari europei. E io dissi in questa mia breve testimonianza che quello che io avrei voluto fare è dare un contributo affinché l'Europa torni ad avere un'anima, e spiegai che l'Europa è un'Europa senza anima, un'Europa che è appiattita sulla dimensione della moneta. Poi ho capito che non si può fare nulla in Europa. È un grande bluff il Parlamento europeo, non ha nessun peso, non conta assolutamente nulla. L'unica istituzione che conta è la Commissione europea, che sono 40.000 burocrati che non sono eletti da nessuno, che non rispondono del loro operato da nessuno, che guadagnano fior di quattrini e che stanno lì a rappresentare dei poteri forti. La Commissione europea è sia il potere esecutivo, ma è anche il vero potere legislativo, perché le proposte di legge nascono prevalentemente in seno alla Commissione europea. Poi il Parlamento europeo le recepisce, le valuta, le può emendare, le può approvare, le può anche rifiutare, tornano alla Commissione europea e la Commissione europea le rielabora. Ma le leggi che ci governano sono espressione della Commissione europea. Tenete presente che l'80% delle leggi nazionali sono semplice, è la semplice trasposizione delle direttive e dei regolamenti europei. L'80%. In realtà, se chiudessero il Parlamento italiano, non è che accadrebbe tutto questo gran danno, perché chi ci governa veramente è l'Europa. E l'Europa è un'Europa senza anima. Essendo stato eletto come capolista dell'UDC, mi sono ritrovato a far parte del Partito Popolare Europeo. Il Partito Popolare Europeo dovrebbe essere il raggruppamento di partiti di ispirazione cristiana. Stando lì dentro ho scoperto che di cristiano non c'è nulla. È tutto fuorché cristiano, c'è il relativismo assoluto anche sui temi menzionati da Fabio, i temi non negoziabili. Ognuno è libero di dire quello che vuole quando si parla di aborto, di eutanasia,
di concezione assistita, non c'è nessuna linea rossa per i valori non negoziabili. E ho pertanto deciso di uscire dal PPE e ho aderito al gruppo che viene indicato come quello degli euroscettici, che quantomeno su questi temi ha un maggiore rigore morale. Oggi noi ci troviamo in un contesto di un'Europa che rischia di scomparire. Innanzitutto a causa del tracollo demografico. È un aspetto di cui non si parla quasi mai. Ma noi siamo destinati a scomparire perché abbiamo smesso di fare figli. L'Europa è l'area del mondo che in assoluto ha il più basso tasso di natalità. Le popolazioni europee sono a rischio di estinzione perché la percentuale degli anziani è notevolmente superiore rispetto alla percentuale dei giovani. Su circa 500 milioni di abitanti dei 28 Paesi membri dell'Unione Europea, solo il 16%, pari a 80 milioni, hanno meno di 30 anni. Quando noi guardiamo i circa 500 milioni che popolano la sponda meridionale e orientale del Mediterraneo, il 70%, pari a 350 milioni, ha meno di 30 anni. E quando mettiamo sui due piatti della bilancia 80 milioni di giovani europei, 350 milioni di giovani mediorientali musulmani, con meno di 30 anni, noi tocchiamo con mano che siamo destinati ad essere colonizzati demograficamente e l'Italia è il paese europeo che ha il più basso tasso di natalità. Come? Prima il Giappone a livello mondiale. No, no, all'interno dell'Europa, sì, siamo secondi al mondo dopo il Giappone, sì, ed è un triste primato. Sì, sì. Quattro mesi fa l'Istat ha dato il quadro aggiornato sulla condizione demografica degli italiani ed è un vero e proprio bollettino di guerra. Nel 2017 il saldo naturale, cioè la differenza tra i nati e i morti, è stato di meno 200.000, cioè come se in un anno una città di 200.000 persone fosse scomparsa dalla carta geografica. Nel 2017 250.000 italiani hanno definitivamente abbandonato l'Italia, sono emigrati all'estero, iscrivendosi all'anagrafe di stati stranieri, principalmente per ragioni di lavoro, un terzo di loro con meno di 30 anni. Sempre tra cui anche la figlia di Angela, sempre nel 2017 l'Italia ha concesso 220.000 nuove cittadinanze a degli stranieri a cui non si richiede neppure la conoscenza della lingua italiana. E sempre nel 2017, all'insegna della cosiddetta accoglienza evocata da Angela, abbiamo fatto entrare oltre 150.000 persone che provengono dall'Africa, dall'Asia, dal Medio Oriente, di cui noi non sappiamo in realtà nulla, perché arrivano tutti sprovvisti di documenti. Le uniche certezze sono quelle che si vedono a occhio nudo, sono prevalentemente di sesso maschile, hanno prevalentemente un'età compresa tra i 20 e i 30 anni, la fascia di età di esplosione della fertilità maschile, e sono prevalentemente musulmani quelli che arrivano. Quando si mettono insieme tutti questi quattro parametri, qual è il risultato nella prospettiva tra 10 o tra 20 anni o tra 30 anni? È la sostituzione etnica della popolazione italiana ed è la islamizzazione demografica dell'Italia. Noi stiamo oggi ripetendo quello che accadde all'impero romano nella fase della sua decadenza, perché anche all'epoca si facevano meno figli, anche i romani spalancarono le frontiere allo straniero, anche i romani concessero la cittadinanza romana ai sudditi dell'impero, anche all'epoca all'insegna del relativismo venne meno la certezza dei valori, delle regole e si diffuse la dissolutezza sul piano dei costumi. E anche all'epoca c'era una crisi economica strutturale che si tradusse nel crescente impoverimento dei cittadini romani
sempre più esorbitanti che gravavano sulle spalle dei cittadini romani. Sembra di parlare dell'Italia, ed era l'impero romano. Oggi con il senno del poi possiamo dire che ci è andata bene, perché all'impero romano è seguito il cristianesimo, che ha saputo recepire e assimilare l'eredità della filosofia greca, del diritto romano, ha saputo promuovere la cultura dell'umanesimo, del rinascimento, e ha saputo anche sollecitare la razionalità dell'illuminismo. E noi oggi beneficiamo di una civiltà che è laica, liberale, ed è l'unica civiltà al mondo che si fonda e che legittima la sacralità della vita di tutti, la pari dignità tra uomo e donna e la libertà di scelta, compresa la libertà religiosa, compresa la libertà di non credere in nessun Dio, avendo la certezza che nessuno mai violerà la vita, la dignità e la libertà. Il problema si pone per i nostri figli, per i nostri nipoti, perché il dato demografico in primis ci dice che a questa Europa seguirà l'Islam. Ci sono già 4 capitali europee, che sono Londra, Bruxelles, Amsterdam e Oslo, dove tra i nuovi nati il nome in assoluto più diffuso è Mohammed, Maometto. Ci sono 7 di territorio europeo che sono già state islamizzate, perché quando loro diventano maggioranza demografica e sussistono nello stesso territorio, riescono a sottrarlo alla sovranità nazionale, perché noi glielo consentiamo, perché all'insegna dell'ideologia del multiculturalismo ci limitiamo a elargire a piene mani diritti e libertà, senza però chiedere in cambio l'ottemperanza dei doveri rispetto delle regole e senza un comune collante valoriale e identitario. E glielo consentiamo anche perché, ed è una follia assoluta, abbiamo attribuito a queste persone lo status di comunità, quando si parla ad esempio della comunità islamica di Torino, con il sottinteso che queste comunità hanno il diritto di autoamministrarsi sulla base di proprie regole, o addirittura, ed è la follia massima che accade in Gran Bretagna, di autoamministrarsi sulla base di proprie leggi. In Gran Bretagna da 37 anni hanno legittimato la presenza di tribunali islamici che hanno già emesso decine di migliaia di sentenze in tema di diritto familiare e patrimoniale basate sulla Sharia. È una follia assoluta, perché la Sharia, soprattutto in tema di diritto familiare e patrimoniale, è totalmente in contrasto con la legge dello Stato, le leggi laiche dello Stato, perché nell'Islam la donna è concepita come un essere antropologicamente inferiore. Negli ultimi anni della sua vita, Maometto entrò in moschea dalla parte posteriore, dove sostano in preghiera le donne alle spalle degli uomini, si rivolse alle donne e disse loro: ho visto in sogno l'inferno e ho visto che gran parte di chi popola l'inferno sono le donne. E le donne gli chiesero: perché gran parte di chi popola l'inferno sono le donne? E Maometto rispose loro: perché la donna è manchevole sul piano dell'intelletto e sul piano della religione. E addusse a testimonianza di questa sua affermazione dei versetti del Corano in cui Allah prescrive che la testimonianza della donna vale la metà della testimonianza dell'uomo, che la donna eredita la metà di ciò che spetta all'uomo, che l'uomo può sposare fino a 4 mogli contemporaneamente più tutte le schiave che può permettersi, perché la schiavitù è legittimata dall'Allah nel Corano, che queste mogli possono essere ripudiate a piacimento e possono essere picchiate se si teme la loro insubordinazione. Così precisa il versetto del Corano. Quindi non è necessario che la moglie si comporti in modo insubordinato, è sufficiente che il marito tema la sua insubordinazione. E Allah non ha voluto dimenticare nulla, e in questo versetto del Corano spiega la modalità con cui il marito può picchiare la moglie. Tutto questo ovviamente è totalmente incompatibile con le nostre leggi, con le regole su cui si fonda la civile convivenza, con i valori che sostanziano la nostra civiltà,
Ma tutto questo accade anche all'interno di casa nostra, perché noi glielo consentiamo perché siamo fragili dentro. Siamo fragili dentro al punto che oggi non abbiamo più neppure la certezza di chi siamo sul piano delle nostre radici, della nostra fede, della nostra identità, dei nostri valori, delle nostre regole, delle nostre stesse leggi. Ecco perché dobbiamo fortificarci dentro. E ritorno alla premessa di questo nostro incontro, quella dei testimoni. Noi abbiamo bisogno vitale di testimoni che nella coerenza tra ciò che dicono, ciò in cui credono e ciò che concretamente fanno, possano rappresentare delle certezze, soprattutto per i nostri figli, per i nostri nipoti, possano illuminarli dentro come dei fari che indichino la rotta e indicano il traguardo a cui arrivare. E oggi questi testimoni sono sempre più rari quando si ritrovano, come dire, li si insegue come se fossero manna del cielo, ma dobbiamo fare in modo che ce ne siano sempre di più e ciascuno di noi può dare il proprio contributo, innanzitutto acquisendo e diffondendo informazione corretta, che rappresenti correttamente la realtà, che corrisponda alla verità. Dobbiamo avere la stessa onestà intellettuale, lo stesso coraggio umano che ebbe Oriana Fallaci, che Angela ha evocato, nel dire la verità in libertà dentro casa nostra anche nei confronti dell'Islam. Non si capisce perché in Italia e in Europa chiunque può dire di tutto e di più su tutto e su tutti, sul cristianesimo, sulla Chiesa, sul Papa, su Gesù Cristo. Solo nei confronti dell'Islam come religione ci comportiamo come chi si è autoimposto di sospendere l'uso della ragione per non entrare nel merito dei contenuti dell'Islam, perché abbiamo paura di criticare il Corano, Maometto, Allah. Dobbiamo invece dire la verità e libertà anche nei confronti dell'Islam, e dobbiamo, partendo da questo nodo, che è quello che più di altri ci fa toccare con mano il livello della nostra fragilità, perché è l'aspetto che più di altri ci blocca dentro, ci impedisce di essere pienamente noi stessi. Poi sicuramente ci sono altri problemi da affrontare, quello evocato da Fabio relativo alla sovranità, il problema legato alla sicurezza, alla demografia, che è fondamentale. Ma il tema dell'Islam attenta alla dimensione dei nostri valori, della nostra identità, della nostra fede, è in qualche modo l'aspetto cruciale. Dobbiamo riscattare la nostra anima per poter poi recuperare questa nostra civiltà decadente. Io sono molto fiducioso al riguardo, perché usando, come dire, un'espressione legata al calcio che non seguo e che non mi appassiona, ma che in questo caso va bene, noi giochiamo in casa, noi non dobbiamo fare la guerra a nessuno, dobbiamo semplicemente essere pienamente noi stessi dentro casa nostra per garantire ai nostri figli e ai nostri nipoti che possano continuare a beneficiare del loro diritto inalienabile alla vita, alla dignità e alla libertà. Grazie. Possiamo ancora farla. Grazie per la pazienza. Col microfono.
E forse c'è ancora qualcuno che vuole comprare dei libri di Mandì, ci sono ancora fatto fare la dedica. Grazie. Grazie. Quando mi vuoi qua in qualsiasi veste, soprattutto a sentire della tua storia da parlare insieme con il grazie di cuore. Grazie. Grazie. Quindi se c'è qualcuno che vuole fare qualche domanda. Io. Per fortuna alla fine c'era, quello che hai detto, c'era della speranza, perché, no? Veramente, dove poggio la speranza, la mia speranza dove la poggio? Cioè, quello che voglio dire è che io so chi sono, se so di chi sono, e si chiama identità, ma oggi purtroppo hanno distrutto la figura del padre, partendo appunto da questo modo di distruggere antropologicamente anche la persona, e come dire, si è frantumato la percezione dell'io. Io non so più il mio io che rapporto ha, e anche la consistenza di chi io sono, perché appunto manca un'identità. Quando io mi presento Antonio, Luzzo, Marco, Assa, Giovanni, Fiore, nella Sila dove un paese fondato da Gioacchino da Fiore, poi c'è tutta una storia, e questo sono io. Cioè, non posso essere una polide, non posso essere nessuno. E la domanda che volevo farti è praticamente, ma perché sarebbe quella speranza? Secondo te c'è la possibilità, magari in futuro, di una rilettura del Corano? Perché questo qui potrebbe poi introdurre, come dire, un'esegesi, una teologia nel Corano, quindi un ragionamento, portare la ragione dentro. Secondo me, ecco, adesso come si è detto parere. Sì, diamo la parola a voi. Allora, tu hai finito dicendo che praticamente noi giochiamo in casa. A me è venuto da pensare che però ci hanno invaso il campo. E quindi, diciamo che la sensazione che io sto provando dopo aver sentito le cose che hai detto è un grande sgomento, quello di un grande sgomento e un grande senso di impotenza. Soprattutto, e quindi arrivo anche alla domanda, perché è uguale, quello che provo io è la sensazione di essere anche stati un po' abbandonati anche dalla Chiesa, perché questa Chiesa che tu dicevi, hai descritto prima, dicendo che due giorni dopo il fatto che hanno sgozzato quel prete ha fatto questo gesto, anziché, cioè ha fatto un gesto opposto a quello che avrebbe dovuto fare. Ecco, io mi chiedo, e ti chiedo anche questo, come poter riaprirsi alla fiducia della Chiesa in una situazione in cui mi sembra che la Chiesa abbia già gettato la spugna. Grazie. Scusate, data l'ora, se c'è qualche altra domanda, poi rispondo a tutti. Il microfono rispondiamo, se c'è una domanda anche per Fabio. Sì, dire. La domanda è molto breve, vero? La signora Merkel ha detto poche settimane fa ancora l'Islam fa parte della Germania e altri cretini che faccia parte dell'Europa, vero? Naturalmente ci sono le proteste. Io domando solo alla signora Merkel, ma lei può commentare un pochettino, e con le donne islamiche che fanno parte dell'Europa, il tallone d'Achille dell'Islam, della loro civiltà, è la poligamia e le donne. Ora, queste donne islamiche vivono in Europa, in una civiltà ben diversa che l'Africa e l'Asia. Il suo commento. Grazie. No, Rami? Io vorrei sapere che relazione c'è col tentativo politico del popolo della famiglia, cioè se come la sua posizione rispetto a quella posizione lì, visto che si tratta proprio di un progetto politico. Ora un'altra domanda, l'ultima. Allora, l'unica cosa che noi potremmo sperare è che arrivi un Papa del Medio Oriente o dell'Africa che abbia avuto questa gente che da quando era piccolo gli ha rotto le scatole.
Bene. Allora, noi come popolo della famiglia siamo per un'accoglienza sostenibile, anche perché noi ci rifacciamo alla dottrina sociale della Chiesa Cattolica, quindi non siamo per un'immigrazione selvaggia, comunque siamo per una... No, come la sua posizione rispetto al popolo della famiglia, cioè, non forse mi sono spiegata male, no, perché non sapevo che esper. Sì, volevo sapere da Marti. Sì. Come il suo tentativo politico, come se in futuro è possibile pensare un'integrazione col popolo della famiglia. Cioè era un po' diversa l'ottica, no? Cioè, sembrano due progetti che sono venute fuori a latere, uno diciamo. Mi chiedevo se era possibile integrare, no? le due tentativi politici. Vuoi fare un'opera di... Chiedevo com'era la posizione, cioè un chiarimento, perché quando... Un'unione civile. Va bene. No, neanche a me era chiara la domanda. Va bene. Sì, scusatemi, forse... No, va bene. Allora... È possibile una interpretazione... moderata del Corano. Il cristianesimo è la religione del Dio che si fa uomo e che si incarna in Gesù. L'Islam è la religione del Dio che si fa testo e che si incarta nel Corano. Per i musulmani il Corano è ciò che Gesù Cristo è per i cristiani. Concepiscono il Corano come opera increata al pari di Allah, della stessa sostanza di Allah, mentre come cristiani noi siamo consapevoli che i Vangeli sono stati scritti da uomini, seppur ispirati da Dio, ed essendo scritti da uomini, quei contenuti noi li possiamo variare, li possiamo criticare, li possiamo contestualizzare nel tempo e nello spazio, possiamo attribuire a questi contenuti anche un significato allegorico. Tutto questo non lo si può fare con i contenuti del Corano che in vera che sostanzia Allah, mentre nel cristianesimo la fede in Gesù Cristo, vero Dio e vero uomo, fa sì che sussistano in modo armonioso la dimensione trascendente della fede e la dimensione umana della ragione, nell'Islam la fede nel Corano che sostanzia in vera Allah fa venire meno la dimensione umana della ragione. C'è solo la dimensione trascendente della fede. Quindi il Corano può essere spiegato ma non interpretato. Spiegare significa illustrare il significato letterale di un concetto. Interpretare significa poter attribuire al concetto anche un significato allegorico. Da 1400 anni la maggioranza dei musulmani, convinta che il Corano è un testo increato al pari di Allah, ritiene che ciò che Allah prescrive nel Corano deve essere ottemperato letteralmente e integralmente, anche se poi in realtà i contenuti del Corano sono tutt'altro che trascendenti il tempo e lo spazio, che è il requisito affinché possano questi contenuti avere una valenza assoluta, universale ed eterna. Leggendo il Corano scoprite, io ho scritto una guida per la lettura del Corano, scoprite che questi contenuti sono tutti immanenti, sono tutti calati nel tempo e nello spazio in cui disse Maometto tra il 570 e il 632, sono parte integrante del racconto della vita di Maometto. Ma per i musulmani il Corano non può essere interpretato. Ci sono state scuole teologiche e filosofiche islamiche eterodosse che sono arrivate nell'VIII secolo, la scuola Mu'tazilita, che è arrivata a sostenere la tesi del Corano creato e che ha di conseguenza legittimato l'uso della ragione, ma sono stati condannati di eresia, e tra questi il nome più celeberrimo è quello di Averroè,
siamo attorno all'anno 1100, di cui come dire, lo si elogia anche da parte di musulmani che evidentemente non lo conoscono, ma soprattutto non si dice mai la fine che fece Averroè, che fu condannato a morte per eresia, fu costretto a fuggire e le sue opere furono date alle fiamme. Quindi, torno a ripetere, i musulmani come persone possono essere moderate e lo sono autenticamente se sono laici, ma l'Islam non è un caso che nell'Islam non ci sia mai stato un illuminismo. Non si deve al fatto, come erroneamente taluni pensano, che essendo arrivato sei secoli dopo il cristianesimo non abbia avuto ancora il tempo di maturare il proprio illuminismo. Non c'è stato e mai ci sarà un illuminismo nell'Islam, perché manca la legittimazione dell'uso della ragione per entrare nel merito dei contenuti della fede. Ma questo, ve lo dico ad Antonio che come dire, è un po' preoccupato, questo non significa che noi dobbiamo rassegnarci per il fatto che non si può emendare il Corano, l'Islam come religione, perché il nostro problema è quello di assicurare che il dialogo e la convivenza con i musulmani che risiedono qua a Moncalieri, a Torino, in Piemonte, in Italia e in Europa, che questi musulmani si comportino né più né meno così come sono tenuti a comportarsi tutti gli altri cittadini. Questo è quello che noi dobbiamo saper esigere, saper ottenere, e questa è una missione assolutamente alla nostra portata. Dobbiamo essere sufficientemente forti dentro da farci rispettare dentro casa nostra. Quindi noi non dobbiamo andare a fare la guerra a 1,5 miliardi di musulmani nel mondo, né dobbiamo fare la guerra ai musulmani che risiedono qui, ma dobbiamo dire loro che se vogliono condividere questo nostro spazio, che non è solo fisico ma è anche giuridico, valoriale e identitario, possono farlo nel rispetto delle nostre leggi, ottemperando alle regole della civile convivenza e condividendo i valori della nostra civiltà. Ma dobbiamo essere noi i primi a esigerlo e dobbiamo essere noi i primi a farlo rispettare ed eventualmente a sanzionare coloro che non ci rispettano. Per quello che riguarda invece, diceva l'amica a proposito della, io ho fatto la battuta, eccoti là, come ti chiami? Maura. Ho fatto la battuta del giochiamo in casa, lei dice hanno invaso il campo. Hai ragione, hanno invaso il campo. Guardate, 100 anni dopo la morte di Maometto, nel 732, a Poitiers, Carlo Martello sconfisse gli islamici e pose un argine all'avanzata degli eserciti islamici che avevano già conquistato la penisola iberica e rimasero per 8 secoli. E poco dopo invasero la Sicilia, gli rimasero per circa 3 secoli. Ma nel frattempo avevano già invaso, occupato e sottomesso tutta la sponda orientale e meridionale del Mediterraneo, le cui popolazioni erano al 98% cristiane, avevano creato avamposti militari in tutta Europa. Pochi sanno, e ho scoperto che anche altri prelati della Chiesa non lo sanno, che nell'830 e nell'846, per due volte, gli islamici invasero Roma e per due volte saccheggiarono la Basilica di San Pietro, spogliandola di tutto l'oro, di tutto l'argento che aveva dentro e perpetrando delle atrocità tra la popolazione romana. Le mura che oggi ci sono stato nel Vaticano si chiamano mura leonine perché furono edificate nell'847 dall'allora pontefice Leone IV. Quelle mura, quindi l'anno successivo alla seconda invasione islamica e al secondo saccheggio della Basilica di San Pietro, quelle mura hanno salvato la Chiesa, quelle mura hanno salvato il cristianesimo. Senza quelle mura noi oggi non saremmo qui a parlare liberamente sull'Islam.
e lo dico a tutti coloro che oggi hanno una ossessione nei confronti delle mura, dicono che bisogna abbattere tutte le mura e costruire comunque dei ponti. Se non ci fossero state quelle mura, non ci sarebbe stata la nostra civiltà. Sono parte integrante della nostra civiltà. A Poitiers c'era una linea di demarcazione tra l'esercito cristiano e l'esercito islamico. Nel 1683 a Vienna, che è stata la battaglia decisiva, 11-12 settembre 1683, c'era una linea di demarcazione tra gli eserciti cristiani e l'esercito islamico turco. Senza quella vittoria l'Europa oggi sarebbe già stata tutta islamizzata. 732-1683 sono circa 1000 anni di differenza. Ci dicono che gli islamici non hanno mai cessato di voler sottomettere con la forza l'Europa. Oggi non hanno bisogno di eserciti perché sono dentro casa nostra. E lo sono sia sul piano demografico, lo sono sia attraverso la proliferazione delle moschee, delle scuole coraniche, gli enti assistenziali e finanziari islamici, e lo sono e penetrando sempre di più nelle nostre istituzioni. La Gran Bretagna, che è il paese più islamizzato d'Europa, ha diversi sindaci, a partire da quello di Londra, che sono sindaci islamici. Ci sono sindaci che hanno inaugurato il loro mandato facendosi accompagnare nell'aula consigliare dall'imam, facendo alzare tutti quanti in piedi, facendo recitare all'imam dei versetti del Corano in arabo e facendogli fare un sermone in inglese in cui lui ha elogiato la bontà dell'Islam. Questo è successo in Gran Bretagna, così come l'Europa è diventata una fabbrica del terrorismo islamico. Ci sono ormai attentati terroristici islamici che si perpetrano in Europa da parte di terroristi islamici europei, nati in Europa, cresciuti in Europa. Ma l'aspetto più grave è quello demografico, è quello legato al controllo del territorio attraverso la proliferazione delle moschee. Noi dobbiamo sicuramente intervenire al riguardo e dobbiamo farlo con la capacità di dire la verità in libertà nei confronti dell'Islam, anche al riguardo, nel più assoluto rispetto dei musulmani come persone, e come qualsiasi altra persona devono essere valutati sulla base delle loro opere, perché il nostro stato di diritto si fonda sulla responsabilità individuale, ognuno risponde delle proprie azioni, ma dobbiamo avere la onestà intellettuale, il coraggio umano di dire che l'Islam come religione non è compatibile con le nostre leggi, con le nostre regole e con i nostri valori, così come è stato per 1400 anni, fino al Concilio Vaticano II. L'Islam è sempre stato considerato fuori legge in Europa. L'Europa ha sempre condannato l'Islam, ha sempre condannato il Corano, ha sempre condannato Maometto. Io sono un ex allievo salesiano e San Giovanni Bosco, nella metà degli anni del 1800, scrisse un intervento, fece un intervento su Maometto in cui lo definì il più grande impostore che mai fu. Se oggi San Giovanni Bosco scrivesse queste cose verrebbe scomunicato dalla Chiesa, ma questa era la posizione della Chiesa per 1400 anni e noi dobbiamo recuperare quella che è la verità. La verità è che l'Islam non ha nulla in comune con il cristianesimo, c'è tanta ignoranza quando si parla di religioni abramitiche, ad esempio. Non si sa che tutti i profeti menzionati nel Corano sono solo degli omonimi dei profeti indicati nella Bibbia, ma non sono gli stessi profeti. L'Abramo coranico viene considerato come il fondatore dell'Islam, che sarebbe vissuto alla Mecca
e che avrebbe personalmente alla Mecca edificato un edificio cubico che in arabo si chiama Kaaba e che oggi è al centro della grande moschea della Mecca e viene considerato come il principale luogo di culto sacro dell'Islam, anche se in realtà prima dell'Islam questo stesso edificio cubico era il principale luogo di culto sacro del paganesimo arabo, al cui interno venivano custoditi, rappresentati da statuette, da immagini, 360 idoli, e tra questi 360 idoli c'era Allah. Allah era uno di questi 360 idoli che venivano adorati prima dell'Islam. Quindi Maometto non ha creato una nuova religione folgorato da un Dio nuovo che all'improvviso irruppe nella sua vita. Maometto ha limitato il culto al solo Dio pagano arabo Allah e ha personalizzato questo Dio pagano sostenendo che Allah rivelava solo a lui quello che gli altri comuni mortali sono tenuti a fare o a non fare. E per quello l'affermazione del cancelliere tedesco Angela Merkel che dice che l'Islam è parte della Germania è totalmente infondata. Mi dispiace, ma la signora Merkel non conosce la storia. L'Europa nasce con una identità cristiana. La prima volta nella storia in cui comparve la parola europei fu nella descrizione della battaglia di Poitiers del 732. C'è una cronaca in latino di quella battaglia in cui compare per la prima volta la parola europei e per europei si intendono i cristiani di questa sponda settentrionale del Mediterraneo che si opposero all'avanzata dell'Islam, perché tutto il Mediterraneo era cristiano. Noi oggi quando parliamo della sponda orientale, sponda meridionale del Mediterraneo, li concepiamo come terre islamiche e sbagliamo, perché il cristianesimo è nato su quelle terre, quei territori erano tutti cristiani. Le chiese più antiche al mondo stanno su quelle sponde, perché è lì che è nato il cristianesimo. L'Europa ha potuto salvaguardare questa sua identità, queste sue radici, questa sua tradizione cristiana, perché si è opposta militarmente all'avanzata degli eserciti islamici. Cioè, se c'è un'unica cosa che unisce i paesi europei è il cristianesimo. Goethe scrisse che il cristianesimo è la lingua comune dell'Europa. L'unico collante dell'Europa è il cristianesimo. Senza il cristianesimo l'Europa non sarebbe una realtà di paesi che hanno lingue diverse, che hanno culture diverse, che hanno storie diverse. È il cristianesimo che le unisce. L'Islam non c'entra niente con l'Europa. L'Islam è sempre stato il nemico storico dell'Europa, è sempre stato il nemico che ha sempre cercato con la forza di sottomettere l'Europa. Per 1400 anni l'Europa ha dovuto difendersi dalle aggressioni militari violente da parte dell'Islam. Oggi l'Islam vorrebbe, e questo sarebbe il successo maggiore, vorrebbe accreditarsi come parte integrante delle radici storiche dell'Europa. Gli intellettuali islamici, a partire da Tariq Ramadan, che ora è finito in carcere per vicende di stupro di donne, il suo obiettivo principale è quello di accreditare l'Islam come parte integrante delle radici storiche dell'Europa, per cui noi non potremo più dire che l'Europa si fonda su delle radici ebraico-cristiane, dovremo dire che l'Europa si fonda su delle radici ebraico-cristiane islamiche, e in questo modo noi non potremo più in alcun modo manifestare critiche e condanne dell'Islam come religione. Ugualmente per quello che riguarda la condizione della donna islamica, ne ho parlato prima, sono due realtà, come dire, contrapposte, ma anche qui noi sbagliamo nel momento in cui accordiamo a queste donne
delle prerogative che non sono concesse agli altri cittadini. Ad esempio, la legge in Italia dice che tutti i cittadini, uomini e donne, quando si manifestano nello spazio pubblico, devono obbligatoriamente avere il volto scoperto, perché i loro tratti somatici devono essere immediatamente identificabili. Eppure noi consentiamo alle donne musulmane di andare in giro anche completamente velate. Che cosa accade? È che all'interno dell'unico Stato di diritto, di fatto, si accreditano due binari giuridici, una legge che vale per gli italiani e una legge che vale solo per i musulmani. Quale sarà il risultato? È che lo Stato di diritto finirà per implodere al suo interno. Alla fine nessuno rispetterà più la legge, perché o c'è un'unica legge che vale per tutti, o nessuno rispetta la legge. Se saranno i cristiani d'Oriente a salvarci, io lo penso, l'ho anche scritto in conclusione del mio libro Islam, siamo in guerra, perché sono quelli che conoscono bene la realtà dell'Islam, sono quelli che hanno sofferto, hanno patito, hanno subito sulla loro pelle la persecuzione, talvolta purtroppo le stragi, i massacri da parte degli islamici nel nome dell'Islam. Noi oggi abbiamo bisogno di autentici testimoni cristiani che sappiano dirci la verità dell'Islam, perché, torno a ripetere, è il parametro che più di altri connota la nostra fragilità, perché siamo un'Europa dove la libertà di espressione è assoluta, perché possiamo dire di tutto e di più su tutto e su tutti, tranne che sull'Islam. Pensate ai nostri vignettisti, le vignette irridenti, irriverenti si fanno nei confronti di tutti e di tutto, tranne che sull'Islam, perché quando si fanno nei confronti dell'Islam, così come successe il 7 gennaio del 2015, li massacrarono l'intera redazione dei vignettisti di Charlie Hebdo, nei cui confronti non ho nessuna simpatia, ma noi siamo a difesa della sacralità della vita di tutti, noi siamo a difesa della libertà d'espressione di tutti. Per quello che riguarda il popolo della famiglia, io ho detto più volte che considero il tracollo demografico dell'Europa come l'emergenza principale che noi oggi abbiamo. Noi possiamo dirci di tutto e di più, ma se non ci saremo fisicamente, perché non facciamo figli, perché scompariamo come società, non servirà assolutamente a nulla, e la rigenerazione della vita non può che avvenire attraverso la famiglia naturale, sodalizio tra un uomo e una donna. Il rimettere al centro della costruzione sociale, della rigenerazione della vita, la famiglia naturale, sostenere la famiglia naturale, sostenere le madri, sostenere i giovani. Sono assolutamente a favore della centralità di questa realtà, del concepire il tema della famiglia come l'emergenza da assumere anche in ambito politico, per assumere delle iniziative concrete che si traducano nella crescita della natalità degli italiani. Il tema della vita ovviamente poi è un tema che abbraccia anche quello del diritto alla vita, dal concepimento alla morte naturale. Sono totalmente d'accordo, mi rendo però conto al tempo stesso che i partiti politici hanno intrinsecamente una specificità che oggi li porta ad essere percepiti poco appetibili quando si connotano per un contenuto intrinsecamente fortemente morale e in qualche modo percepito come monotematico. C'è la necessità di portare avanti questa battaglia, che io considero assolutamente non solo legittima ma prioritaria e fondamentale,
in un contesto che ci consenta di approdare a dei risultati concreti. Questa è la cosa fondamentale. Quindi questo convegno, questo incontro promosso da Angela Ciconte, dal popolo della famiglia, è fondamentale, è un contributo che va nella giusta direzione, e mi auguro che il messaggio venga recepito da tutte le forze politiche, perché siamo tutti sulla stessa barca. O ci salviamo tutti quanti o finiremo tutti quanti. E dico soprattutto a quelli che la pensano in modo diverso, siamo in democrazia ed è legittimo poterla pensare in modo diverso, che se vogliono continuare a pensarla in modo diverso, devono salvare questa civiltà. Devono salvare questa civiltà che mette al centro la persona, la famiglia naturale, la comunità locale, l'economia reale che produce beni e servizi, non la speculazione finanziaria. È un sistema dove ci siano valori, regole, senso della responsabilità e anche, perché oggi è necessario, il senso del sacrificio. Grazie. Chi volesse la dedica a me.